ragazzi, ben ritrovati in questo secondo video, questo secondo mio motovlog. Allora, finalmente siamo in zona gialla. Stiamo andando, dico stiamo perché in realtà siamo in due e l'ospite d'eccezione lo inquadrerò più tardi. Logicamente io ho scelto sempre la giornata migliore fra tutte le altre, non so, scelgo sempre quella più bella. Praticamente è nuvoloso, c'è aria fredda, c'è un briciolo di sole, ma dove stiamo andando secondo me non ce ne sarà. Però non voglio dire niente perché magari poi me la mando da solo. Comunque ci voleva una bella uscita, liberi dall'ansia di incontrare i controlli, questo nulla da dire. Un'altra novità: ho fatto il cambio gomme a questa TRK, quasi 300 euro, bel po' tanto, però questa volta ho voluto portarmi non più verso un segmento prettamente stradale, ma verso un segmento che comprende anche un pochino di off-road, molto ma molto leggero. Infatti attualmente sto montando le TKC70, in quanto le ROX non andavano bene per la stradale perché non c'è la misura dietro, quindi comunque mi sono improntato verso le TKC70, che comunque rimangono 80% asfalto e quel 20% insomma off-road. Vediamo, con magari qualche piccolo sterrato, insomma, se sono all'altezza appunto di questo off-road che dicono. Quindi vediamo, adesso sono solo praticamente neanche a 1000 km con queste gomme, vedremo un attimino come si comportano. Pronto? 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 No, guarda, no, guarda, no, mi dispiace, non mi interessa, guardi. Va con Telecom Italia. Ok ragazzi, ci mancano 24 minuti secondo Google, che è sempre ottimista, ormai lo sappiamo. Sinceramente mi piace questa parte qua, le valli di Lanzo secondo me sono comunque un buon posto dove magari trovare qualche curva poco impegnativa per comunque divertirsi e fare un'uscita tranquilla. Mi piacciono proprio tanto le valli di Lanzo. Poi vabbè, adesso la strada che porta al lago di Malciossia è chiusa, quindi comunque non si può andare di là, ma vedrete dove vi sto portando. La cosa più bella è quando sei in zona gialla, quindi che puoi uscire. Sarebbe meglio essere proprio in zona bianca, ma non importa. Comunque la cosa bella è quando sei in zona gialla, che stai uscendo, ti godi il paesaggio, non c'è nessuno. Se vi ricordate il camioncino bianco dell'altra volta, non c'è nessuno, ti godi le curve in tranquillità, perché comunque ragazzi non sto correndo, sono nei 60, che direi che è già una velocità più che accettabile su queste curve. Piano piano, come ho sempre detto, mi piace prendermela con calma e imparare. Questo percorso dove stiamo andando oggi in realtà l'ho trovato con un'applicazione così, che in realtà l'avevo scaricata per curiosità, che si chiama Wikiloc, l'ho trovata sull'Apple Store e devo dire che è molto carina e interessante, soprattutto fatta bene, perché comunque è una community di persone e logicamente la community non può essere fatta di scimmie in questo caso, ma vabbè. Comunque è una community dove praticamente uno può mettere un percorso che magari ha trovato, ha fatto, e impostarne appunto le caratteristiche. Per esempio c'è moto da strada, per dire equitazione, mountain bike, alpinismo, scalata, ci sono un sacco di cose interessanti. E per un prezzo annuo che è davvero esiguo, perché comunque mettiamo che uno giri sempre, gli interessi magari seguire i percorsi e tutto quanto, è molto interessante. Costa, se non vado errato, 10 euro annui, e quindi praticamente al mese saranno più o meno 80 centesimi.
E devo dire che secondo me, per chi ama comunque anche la montagna, o ama anche solo fare molte camminate o appunto escursioni in moto, e vuole trovare qualche appunto posto particolare, secondo me è molto molto valida. Consiglio di scaricarvela se insomma vi piace questo tipo di cose qua e state cercando appunto un metodo per trovare dei percorsi facili o comunque anche difficili, perché in realtà ci sono segnati anche percorsi molto molto complicati. Ci ho segnato il dislivello, l'altezza alla quale ci si arriva, insomma sono segnate un sacco di informazioni, tra cui anche il tempo, con una piccola quasi recensione da parte di chi fa appunto queste tratte. Questo in mezzo alla strada. Comunque io i ciclisti sono una razza che non capisco. Ci sono quelli fantastici, perfetti, che se ne stanno sulla destra, non stanno mai in carreggiata, ti segnalano le svolte, nulla da dire. Infatti guarda, ci sono ciclisti davvero fantastici che penso che li sposerei io stesso. Altri invece, come è capitato ieri, che stava andando semplicemente a lavoro, che si è buttato nella corsia di sinistra così, e io gli ho solo fatto un beep per fargli capire che comunque stava arrivando, ma un beep di segnalazione, per non tanto per cristonargli contro, quello lo faccio poche volte, cioè comunque è un falso chi dice chi non ha mai suonato perché stava cristonando contro qualcuno. Comunque fatto sta che gli ho solo suonato per dirgli: guarda che sto arrivando, stai attento. Mi ha raggiunto il semaforo e con un fare molto arrogante, insomma, pretendeva che io gli dicessi perché gli avessi suonato. Gli ho detto: guarda, è un problema, se ti metto sotto è un problema forse più grosso per me che non per te, per poi fare lo sbruffone superandomi e comunque girando a sinistra e mettendosi comunque di tre corsie nella corsia centrale con tanto di altri automobilisti molto molto incazzati. Devo dire che fa fresco, ma sarà per il fatto che io comunque sono un po' raffreddato. Fa freschetto. 5 minuti e arriviamo appunto a questo posto dove volevo già portarvi. Comunque consiglio a tutti i giri in settimana, chi può, insomma. Io, avendo comunque un lavoro che mi permette di avere dei giorni di riposo a casa la settimana, quindi riesco a evadere. Però i giorni settimanali sono i migliori, perché magari tutti sono a lavoro, non c'è casino e ti godi proprio la strada. Allora, la nostra destinazione è qui sulla sinistra. Dobbiamo salire di qua. Dobbiamo andare di qua. Da qui, ragazzi, proviamo a usare l'applicazione che vi ho detto prima, si chiama Wikiloc. Quindi, cambio. Allora, ragazzi, di qua si va al Colle del Colombardo. Adesso vediamo un attimino dov'è e come ci si arriva. Volevo solo capire, insomma, se si può andare tranquillamente oppure no. Devo ammettere che, a parte tanto brecciolino, ma devo ammettere che con queste gomme lo senti un po' di meno. Sarà un'impressione, non lo so, però lo senti quel pochino di meno, ma non vorrei dire blasfemia. Attenzione, lavori forestali. Non vedo nessuno. Andiamo piano piano. Slittano, eh? Ho sentito proprio la moto salutarmi a un certo punto. Allora, ragazzi, ci sono dei tratti. Ah, ci sono proprio le macchine. Non so se sono fermi o cosa. Possiamo andare a chiedere se si può salire su al Colle del Colombardo. Noi andiamo piano piano e noi saliamo su. Vedremo dove ci porta questa strada, che comunque è molto bella perché comunque sei in mezzo ai boschi. Piano piano. Ok. Oh,
Ok. Perché in realtà Wikiloc ti dà una strada, ma questa strada non coincide con quella che uno sta facendo, quindi devi stare molto più attento. Cioè Google Maps te la dà molto molto precisa, invece comunque sicuramente è molto più preciso Google Maps che questo Wikiloc, però comunque è una strada, è solo un percorso che tu devi seguire, la direzione è quella. Un po' di buche. Sì, sì. Sì, scelgo proprio la parte con le buche io, quindi proprio dalle giornate, che poi in realtà si è un pochino aperta, adesso c'è un pochino più di sole, infatti sono molto contento di questa cosa. Questi cosa hanno smarrito? Signora, ha smarrito un gatto, ma se mette il cartello qua, dubito che qualcuno possa leggerlo. Allora, queste gomme sicuramente, ma sicuramente al 100%, sono assolutamente meglio delle Pirelli, ma proprio 100%. Le Pirelli facevano un po' fatica, a volte mi slittavano. Queste sicuramente è una goduria, cioè è meglio, molto meglio. Ecco, su questo non ci piove. Slittano un po', che comunque dietro ricordiamo che non è proprio tassellata al 100%, ma comunque ha una striscia in mezzo, perché appunto deve conservare la sua sicurezza su strada. Però comunque sono molto molto meglio delle Pirelli, come ho già detto, slittano molto di meno, molto più facile magari superare qualcosa con queste rispetto che con quelle. Piano piano, praticamente a fine di questo video io dovrò rifare la frizione, quindi ragazzi possiamo aprire anche raccolta fondi e dovrò rifarmi la mia frizione. Ok. Allora, se la strada è così, penso comunque di potercela fare. Vi presento finalmente la mia compagna di viaggio, che attualmente vi sembrerà molto morta, ma in realtà le piace un sacco andare in moto. Per dire, questa qua io non la monto sempre, logicamente, per andare in giro, la monto solo esclusivamente per lei. Questa qua è la sua borsa. Quando a casa dico, dai, andiamo a fare un giro in moto, e prendo questa borsa, lei è contenta. Logicamente sotto non si vede, ma è tutta coperta, ha una bella coperta calda, perché comunque, come ho detto, fa freddo, i gradi percepiti in moto sono sempre di meno di quelli che in realtà sono effettivi fuori, quindi comunque è sempre meglio avere delle protezioni. Allora, io ho lasciato le chiavi nel bauletto, come sempre, che ormai è diventato un vizio praticamente. Andiamo! Voilà! Ci mettiamo comodi, perfetto! Comunque non voglio neanche correre, perché avendo un passeggero un conto è se mi arrocco io, ma quando comunque portate qualcuno, cane o umano che sia, comunque io consiglio ai ragazzi di andare sempre piano. Allora, siccome ho le TKC70 e vi spiego la problematica di queste gomme, odiano il fango benché siano omologate M+S, perché logicamente la ruota dietro ha il fascione centrale, quindi quando siete sul fango, magari, ecco, non zone troppo fangose, così va bene, però comunque prestateci un occhio in più, almeno è quello che ho sentito dire da tutti i possessori di queste gomme, che comunque sono delle ottime gomme, però comunque dovete stare attenti al fango. Andiamo piano piano. Ok. Ok, qua c'è più ghiaietta fastidiosa e scivolosissima. Sinceramente non siamo neanche a metà, ma penso che... Ok, perfetto. Diciamo che logicamente, essendo che sono le mie prime esperienze in fuoristrada, mi cago un po' in mano, e forse per questo tendo a rallentare, perché ancora non riesco a valutare bene i pericoli. Magari li vedo molto più grossi di quello che in realtà non sono. Magari qui una persona che lo fa tutti i giorni mi dice, ma cosa stai facendo, perché mai ti fermi o freni? Io, come ho già detto, devo ancora imparare, sono proprio il neofita dei neofiti, quindi comunque chiunque stia guardando il video, magari che sappia comunque andarci, è un pochino più tecnico. Chiedo scusa per questa angoscia e patema d'animo.
Beh, vi fa ridere molto questo cartello Dossi. Beh, grazie. C'è la frizione che è diventata un macigno, ragazzi. Io non so che problema abbia. Ragazzi, la frizione mi ha salutato. Io non so se fare dietro front. C'ho la frizione che è un mattone. No, no, ragazzi. Sto sgasando, ma solo perché la frizione mi sta facendo uno scherzetto. Praticamente è dura come una roccia. Chi da adesso ho provato a mettere un attimino la seconda per vedere se va un pochino meglio. È vero, correrò un pochino di più, però appunto vedo se il problema è quello. Altrimenti sì, il problema era proprio quello. La cosa brutta è che in questi sentieri comunque la frizione ne hai un pochino bisogno, ecco. Io non capisco come mai fa così. Ragazzi, neve dietro front, ragazzi. Ok, c'è un grosso masso qua dietro, ragazzi. Sono un po' fottuto. Provo a spegnere la moto un attimino per vedere se questa frizione si riprende. Là c'è neve. Allora, se la strada è così, penso comunque di potercela fare. Quindi, la frizione è un macigno, ragazzi. Voi non avete idea di questa frizione, quanto sia dura in questo momento. Il problema più grosso che mi riguarda è che c'ho, esatto, una pietra dietro. Ok, ho spazio di manovra, sì, ma il problema è che devo portarla dietro. Ok, come ho detto, c'è questa frizione che, a parte essere, è tutto fuorché una frizione. Il problema è che sono incastrato in questa buca, quindi non so se stavolta me la sbrigo. Sto per uscire. Ok, però conoscendo la moto, questo piccolo pezzo non me lo fa. Dai, TR cappina. Ok. Ok. Ragazzi, alla fine ce l'ho fatta, il cane sta bene, ve lo faccio vedere. Vieni. Dai. Sei bagnata solo perché si è lanciata adesso nella neve. Ciao Giada. Eccola qua. La bestia sta bene perché io non la leggo tutta, la leggo solo qua, in modo tale che se comunque la moto dovesse appunto scivolare in questo modo qua, riesca a scendere rapidamente, come infatti è successo. La moto l'ho tirata su, adesso ve la faccio vedere, ho lasciato la GoPro attaccata al casco. E Dio ringrazio praticamente la Benelli che ha appunto lasciato, cioè fatto questi paio orecchie qua, perché davvero la moto non ha un graffio, non ha proprio un graffio. Eppure qua con gli spuntoni nelle rocce, l'unica cosa che è successa è stata questa abrasione qui, ma lì logicamente il bauletto è perché sporge. Avessi avuto magari un bauletto più piccolo, a questo punto non sarebbe successo niente. Ecco, per dire, io magari mi sono spinto un po' oltre, anche perché comunque la frizione mi ha dato molti problemi, era diventata di piombo, non so adesso la causa, magari sono io che non sono in grado, ma sicuramente sarà così. Quindi comunque
questa è la faccenda. Quindi ragazzi, mi raccomando, attenzione quando andate fuori strada, soprattutto da soli e soprattutto se c'è un'altra persona barra animale con voi, perché comunque voi potete arroccarvi per terra, non succede niente. Comunque è stata una caduta da fermo, non è successo assolutamente niente, ma nel caso fosse stati con qualcuno, magari anche con una zavorrina dietro, logicamente qualcuno si poteva fare anche male. Siccome la mia GoPro è quasi scarica e anche la micro SD dentro è quasi satura, vi farò solo vedere poi un breve pezzo quando scendo. Siete comunque da soli, perché magari non c'è nessuno dei vostri amici che ha appunto una moto da fuoristrada, magari non avete proprio amici motociclisti, mi raccomando, anche se andate da soli, fate sapere a tutti i familiari, amici, appunto, parenti, comunque i più fidati, dove siete finiti, perché appunto capitasse una cosa del genere, mettiamo che io non riuscissi a tirarla su, per dire, mia madre sapeva esattamente dove ero, quindi in modo tale da avvisare magari mio padre che in qualche modo mi veniva a recuperare, anche perché segnale non ce n'era qua, sinceramente ce n'era ben poco. Quindi quello che vi posso dire appunto è fate sapere a tutti dove siete. Se non prende il telefono, magari non state solo lì con la moto aspettando magari il calare della notte, ma appunto magari scendete piano piano giù, se non vi siete fatti male, ecco, e magari chiamate da giù, ok? Quindi non aspettate che qualcuno vi venga a salvare, ma provateci anche voi, insomma, a cercare qualcuno. Io mi sposterei sul versante destro, dati i miei recenti guai. Ragazzi, siccome la mia GoPro è quasi scarica, non ho più batterie, perché anche quello lì ho lasciato a casa il pacco batterie, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, attenzione sulla strada, anche in fuoristrada, come abbiamo visto. Se siete in due, mi raccomando, non siete da soli, quindi avete la vostra vita sulla coscienza e anche quella di altri, ma questo vale anche non solo in moto ma anche in macchina, quindi mi raccomando, attenzione. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like, attivare la campanellina e soprattutto iscrivervi al mio canale, perché piano piano usciranno contenuti non solo di io che volo per terra, ma magari qualcosa di un pochino più interessante. Quindi ragazzi, grazie mille per il sostegno e alla prossima.